cette fête qui est celle de l'Église, celle des enfants et de tous ceux qui leur ressemblent. Buon pomeriggio, siete collegati con Piazza San Pietro per l'incontro mondiale delle famiglie con Giovanni Paolo II. Vedete il tema, famiglie. Siamo felici di avere con noi Madre Teresa di Calcutta e di poterci unire alla sua preghiera. Madre Teresa è venuta a Roma proprio per questo incontro, è arrivata dall'India qualche giorno fa. Father, you have given us a model of life in the Holy Family of Nazareth. Help us, O loving Father, to make our family another Nazareth, where love, peace and joy reigns. May it be deeply contemplative, intensely Eucharistic, and vibrant with joy. Help us to stay together in joy and sorrow through family prayer. Teach us to see Jesus in the members of our family, especially in their distress in disguise. May the Eucharistic heart of Jesus make our hearts meek and humble like His, and help us to carry out our family duties in a holy way. May we love one another as God loves each one of us, sì, eccolo, Fabio. More and Fabio. More each day, and forgive each other's faults as you forgive our sins. Help us, O loving Father, to take whatever you give and to give whatever you take with a big smile. Help us, O Holy Father, to make our families one heart full of love in the heart of Jesus through Mary. Il successo dell'anno della famiglia ha avuto, nella provvidenza del Signore, un fattore decisivo. Il vostro impegno, la vostra ispirazione e la vostra vigorosa difesa della famiglia. Da questa piazza sorge, come da tutte le famiglie del mondo, un fortissimo, vivo ed universale ringraziamento. La vostra lettera alle famiglie, tradotta già in numerose lingue, è arrivata ovunque e accolta con entusiasmo. Quasi ogni domenica la vostra parola di pastore ha inviato a meditare sui valori propri della vita familiare. La stessa sofferenza che ha visitato la vostra persona è stata offerta, lo sappiamo, per invocare salvezza e grazia sui focolari domestici. Le famiglie cattoliche sono qui, Santo Padre, per rinnovare lo spirito e le promesse del matrimonio e per professare pubblicamente di fronte al mondo la fedeltà al Magistero della Chiesa. L'insegnamento della Chiesa, fedele al Signore, al Vangelo della vita, è la più salda sicurezza per l'avvenire della umanità
della comunità di vita e di amore che hanno nello sposo la fonte di tutte le energie. Visitando tante conferenze episcopali insieme con i collaboratori del Pontificio Consiglio per la Famiglia, con la benedizione del successore di Pietro, abbiamo partecipato a tanti convegni, congressi, celebrazioni in ogni nazione. Abbiamo constatato che ovunque è viva l'attenzione consapevole della gravità delle sfide poste alla famiglia, alla sua unità, alla sua santità, alla sua fecondità. Ma era anche vibrante la certezza che la famiglia voluta dal Creatore e redenta da Cristo è una istituzione necessaria, insostituibile e connaturata con le esigenze più profonde della natura umana che nessuna potenza del male potrà sradicarla dalla vita degli uomini e delle donne e della società. Le celebrazioni ecclesiali hanno avuto anche una repercussione pubblica, culturale ed anche politica in tante parti del mondo. L'opinione pubblica oggi è consapevole dei valori promossi e difesi dalla Chiesa ed è più vigile, più critica di fronte alle minacce che insidiano questo bene indispensabile e fondamentale della società. Ora le famiglie presenti e con loro tutte quelle che non hanno potuto affrontare il viaggio, ma che grazie ai mezzi di comunicazione attraverso i satelliti seguono nel mondo questo storico momento, vi dicono ancora grazie. Grazie Santo Padre per la vostra guida spirituale. Grazie per la vostra parola coraggiosa. Piena dell'energia dello Spirito per la testimonianza che avete dato a tutti in prima linea e con intrepida e sofferta fermezza. Ripartirà di qui, benedetta dalla vostra mano, una nuova stagione di evangelizzazione di cui la famiglia sarà il centro di interesse e la cellula di diffusione. La vostra parola e il vostro magistero accompagneranno le famiglie cristiane di oggi verso il terzo millennio della era cristiana per preparare una nuova era aperta alla civiltà dell'amore. Ora, Santità, attendiamo con affetto e gratitudine profondissima la vostra parola. Abbiamo ascoltato il Cardinale Lopez Trujillo, Presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia. Vi dicevo prima che questo è stato un anno di particolare impegno per questo Consiglio Pontificio, cioè un ministero del Vaticano, quello che si occupa della famiglia, essendo questo
l'anno internazionale della famiglia promosso dall'ONU. E le famiglie cristiane, le famiglie cattoliche hanno festeggiato oggi il culmine di questo anno, erigendo per la prima volta... Vindicis de te ipse. Sono le parole che ho ascoltato per la prima volta nell'aula concidiare all'inizio del Concilio Vaticano II. Ma il cardinale che ha pronunciato queste famiglie diceva: Ecclesia, quid dicis de te ipse? Ecco un parallelismo. Quando ho riflettuto e pregato prima di questo incontro, questo parallelismo tra le due domande mi si è iscritto nel mio cuore, nella mia memoria. Familia, quid dicis de te ipse? Una domanda. Una domanda che aspetta una risposta. Possiamo dire che questo anno della famiglia è una grande risposta a questa, esattamente questa domanda. Qui dicis de te ipsa, famiglia, famiglia cristiana, cosa tu sei? E troveremo una risposta già nei primi tempi cristiani, nel periodo post-apostolico. Io sono la Chiesa domestica. Con altre parole, io sono ecclesiola. Sono la Chiesa domestica. E di nuovo vediamo lo stesso parallelismo. Famiglia, Chiesa. Dimensione apostolica e universale della Chiesa da una parte, dimensione domestica della famiglia, Chiesa domestica dall'altra parte. Una e l'altra vivono delle stesse sorgenti. Hanno la stessa genealogia in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, genealogia in Dio, e con questa genealogia divina si costituiscono attraverso il grande mistero del divino amore, questo mistero che si chiama Deus Homo, incarnazione. Dio ha così amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché nessuno che lo segue si perda. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Santo Spirito, un Dio, un solo Dio, tre persone, un mistero insondabile. E dunque in questo mistero trova la sua sorgente la Chiesa e trova la sua sorgente la famiglia, Chiesa domestica. Carissimi fratelli e sorelle,
venuti da 100 paesi, diversi per questo importante appuntamento in occasione dell'anno della famiglia. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro. Ho ascoltato con grande attenzione le testimonianze e le riflessioni che sono state presentate poc'anzi. Ringrazio il Cardinale López Trujillo per le parole che mi ha rivolto e per l'impegno che con i suoi collaboratori ha posto per realizzare questa celebrazione e tante altre celebrazioni in questo anno della famiglia. Vi saluto insieme a tutti qui presenti, cardinali e vescovi, membri del Sinodo, Sinodo che adesso lavora su un tema importantissimo, tema della consacrazione delle persone consacrate e delle comunità consacrate nella Chiesa. Si potrebbe pensare un tema diverso, ma si vede tanta vicinanza di questi due temi, perché nel mistero della Chiesa famiglia e consacrazione vanno insieme. Non ha detto anche il Concilio Vaticano II che gli sposi nel sacramento del matrimonio si consacrano quasi a Dio, si consacrano per creare un ambiente di amore e ambiente della vita, amore e vita. Questa è la vostra vocazione, carissimi fratelli e sorelle, la vostra vocazione, carissime famiglie, questa è la vostra vocazione che attraversa tutte le generazioni, cominciando dai avi, dai nonni, fino ai nipotini, pronipotini, famiglia delle generazioni, generazioni umane che attraversano nella stessa famiglia questo pellegrinaggio della vita terrestre per arrivare nella casa del Padre. Vorrei ancora in questa occasione, quando tutti fanno testimonianze, vorrei anche dare una testimonianza da parte della Chiesa di Roma e da parte dell'Ufficio Petrino che cosa si è cercato e potuto fare per la famiglia nei nostri ultimi tempi. Possiamo cominciare dal Vaticano II. Famiglia che dicidete ipsa ecclesia. Chiesa, tu che dicidete ipsa di te stessa. Ecco, per la famiglia nel Gaudium et Spes c'è un capitolo a parte che parla della promozione della famiglia. Promozione della dignità della famiglia. Ecco la dimensione propria. Promozione della dignità della famiglia. Lo stesso titolo basta per riflettere profondamente su quello che vuol dire essere famiglia, che vuol dire essere sposo e sposa, marito e la sua moglie, vuol dire che cosa vuol dire essere padre e madre, e anche figlio e figlia, e anche nipotini, tutto quello è
si trova finalmente nella denominazione comune di una dignità, dignità della famiglia, promozione della dignità della famiglia. E appunto questa promozione della dignità della famiglia è il faro con cui il Concilio Vaticano II ha aperto, possiamo dire, questo anno della famiglia. Questo anno della famiglia, voi sapete bene, è stato aperto a Nazareth, ma è stato aperto anche in tempi più vicini, durante il Concilio Vaticano II, in questo stupendo documento Gaudium et Spes, dove si parla della promozione della dignità della famiglia. E poi devo citare Paolo VI, emerito imperituro di quel Papa, d'aver donato alla Chiesa l'enciclica Umane Vite. Enciclica che a suo tempo non venne compresa in tutta la sua portata, ma che col passare degli anni è venuta rivelando la sua carica profetica. In Umane Vite, Paolo VI, il grande pontefice, indicava i criteri per salvaguardare l'amore della coppia dal pericolo dell'egoismo edonistico che in non poche parti del mondo tende a spegnere la vitalità delle famiglie e quasi sterilizza i matrimoni. Nell'altra sua storica enciclica, la Populorum Progressio, Papa Paolo si faceva voce dei popoli in via di sviluppo, invitando i paesi ricchi a una politica di vera solidarietà, ben lontana dalla subdola forma di neocolonialismo che impone progetti di denatalità programmata. Della famiglia si è occupato inoltre il Sinodo Episcopale del 1980, dal quale è scaturita l'esortazione apostolica Familiaris Consortio, che ha dato un'impostazione sistematica alla pastorale della famiglia come scelta prioritaria e cardine della nuova evangelizzazione. Con questo sinodo e con questa esortazione post-sinodale Familiaris Consortio è idealmente collegata la redazione della Carta dei diritti della famiglia nel 1983. Vorrei ricordare qui anche le mie catechesi su questo tema, sviluppate in una serie di udienze generali del mercoledì e raccolte nel volume intitolato Maschio e femmina li creò. Adesso vanno aggiunti numerosi altri interventi in occasioni diverse e ultimamente quella lettera alle famiglie con la quale ho bussato alla porta di ogni casa
per annunciare il Vangelo della famiglia, ben consapevole che la famiglia è la prima e la più importante via della Chiesa. L'attenzione alla famiglia ha spinto la Chiesa in questi anni a creare strutture nuove al suo servizio, allora non solamente i documenti, ma anche le strutture, le realizzazioni. Il 13 maggio 1981, data assai significativa, è stato creato il Pontificio Consiglio per la Famiglia e quindi l'Istituto dei Studi a carattere accademico su matrimonio e famiglia. Sono stato spinto a promuovere tali istituzioni anche dalle esperienze che hanno segnato la mia attività sacerdotale episcopale prima ancora nella mia patria. Proprio da quelle esperienze ho appreso che in questo campo è indispensabile una approfondita formazione intellettuale e teologica per poter sviluppare in maniera adeguata gli orientamenti etici concernenti il valore della corporeità, il senso del matrimonio e della famiglia, la questione della paternità e della maternità responsabile. Quanto ciò sia importante è emerso specialmente nel corrente anno 1994, che per l'iniziativa delle Nazioni Unite è stato dedicato alla famiglia. Una certa tendenza emersa nella recente conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo ed in altri incontri svoltisi in mesi scorsi, come pure alcuni tentativi fatti nelle sedi parlamentari di stravolgere il senso della famiglia privandola del naturale riferimento al matrimonio, hanno dimostrato quanto necessari fossero i passi compiuti dalla Chiesa a sostegno della famiglia e del suo indispensabile ruolo nella società. Finora vive. Grazie alla concorde azione degli episcopati e dei laici consapevoli, abbiamo affrontato numerosi ostacoli ed incomprensioni, pur di offrire questa testimonianza di amore che ha sottolineato l'inscindibile vincolo di solidarietà che esiste tra Chiesa e famiglia. Ma certo è ancora grande il compito che ci attende. E voi, care famiglie, siete qui anche per farvi carico di tale ulteriore impegno in questo tema decisivo che chiede la vigile e responsabile partecipazione non solo dei cristiani,
ma di tutta la società. Siamo infatti persuasi che la società non può fare a meno dell'istituto familiare, per la semplice ragione che essa stessa nasce nelle famiglie e trae consistenza dalle famiglie. Di fronte al degrado culturale e sociale in atto, in presenza del diffondersi di piaghe come la violenza, la droga, la criminalità organizzata, quale migliore garanzia di prevenzione e di riscatto di una famiglia unita? Famiglia unita, moralmente sana e civilmente impegnata. E in siffatte famiglie che ci si forma alle virtù e ai valori sociali di solidarietà, accoglienza, lealtà, rispetto dell'altro e della sua dignità. Il discorso del Papa è interrotto dalle acclamazioni della piazza, credo che vi arrivino attraverso i microfoni. Battimania in spagnolo, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, Giovanni Paolo II, ti cerca tutto il mondo. Ecco, davanti a tante voci deve cedere una sola voce. E questa sola voce, una è debole e ha bisogno di un microfono. Microfono, invece tutte quelle voci non hanno bisogno del microfono. Vorrei ancora, tornando all'importanza di questo anno, ricordare che stiamo preparandoci all'anno 2000, il gran giubileo della venuta di Cristo, della incarnazione. Per questa data, per questa ricorrenza bismillenaria, ci siamo preparati nelle diverse tappe. E così, l'anno della redenzione, 1983, l'anno mariano, 1987-8. Questo anno della famiglia costituisce sicuramente una tappa importante nella preparazione del grande giubileo del 2000. A Dio piacendo, a chiusura di quest'anno, come uno dei suoi frutti più preziosi e come programma per il futuro, cercherò di pubblicare la preannunciata enciclica sulla vita. Questa enciclica è stata domandata, postulata dai padri cardinali già 2 anni fa,
E penso che abbiamo adesso una buona circostanza per preparare e pubblicare questa enciclica sulla vita umana, sulla santità, e sarebbe quasi un ideale d'accordo con la prima enciclica in questo periodo, che è anche della vita, perché comincia con le parole umane e vite. Io devo dire che mi hanno dato 25 minuti e non so se questi 25 minuti sono già oltrepassati, non ancora. Ecco, vedete che il Papa è sottoposto a rigori, diversi rigori, ma non vorrei prolungare. Ancora una interruzione, un'interruzione prolungata con il Papa che scherza ed ha appena annunciato una nuova enciclica, l'enciclica, un'enciclica molto molto attesa, l'enciclica sulla vita. Ed ecco questo inaspettato abbraccio con questa bimba. E il discorso ufficiale non è ancora terminato. E la bimba chiama qualcun altro, ma... Ah, ecco, c'è anche una sorellina. Ah, cerca di portare ancora qualcuno. Ah, ecco qui che ne arriva un altro di corsa. Ah, ecco, l'ufficialità è travolta dall'affetto e dalla familiarità. È un Papa quasi disperato, non riesce a terminare questo discorso. Sì, speriamo. Allora, carissimi, queste luci che si vedono, queste luci sono le luci che vengono da tutto il mondo. Ogni famiglia porta una luce e ogni famiglia è una luce, un faro che deve illuminare la strada della Chiesa e del mondo nel futuro, verso la fine di questo millennio e anche oltre, fin quando Dio permetta a questo mondo di esistere. Tornerei alla fine a quello che ho detto all'inizio. Familia quid dicis dete ipsa. Qui, in questa nostra assemblea sulla piazza di San Pietro, la famiglia ha cercato di rispondere a questa domanda. Quid dicis dete ipsa. Ecco, io sono, dice la famiglia. Perché tu sei?
Io sono perché quello che dice di se stesso solo io sono quello che sono, quello mi ha dato il diritto e la forza di essere. Io sono. Io sono. Famiglia, io sono. Sono l'ambiente dell'amore. Sono l'ambiente della vita. Io sono. Che cosa dici di te stessa? Vi dici di te ipsa? Io sono Gaudium et Spes. E così possiamo terminare questa improvvisazione, perché sono le carte, è vero, ma metà del mio discorso è stato improvvisato, inventato nel cuore, ricercato da parecchi giorni nella preghiera. Santità, la ringraziamo dal profondo del nostro cuore per queste sue straordinarie parole. Sentiamo una sola parola, una sola risposta. La nostra vita, la vita di tutte le famiglie del mondo è nelle sue mani, Santità. La luce di queste fiaccole vuole essere segno di tutto l'amore e la nostra immensa gratitudine per lei, Santità. Ora, l'orchestra e coro della Diocesi di Roma ci offriranno come le stelle del cielo a chiusura di questa meravigliosa festa con lei, Santità. Grazie, grazie. E il Papa ha concluso un discorso che lui ha detto inventato nel cuore, ricercato da parecchi giorni nella preghiera. Si è visto come spesso ha messo da parte il testo ufficiale per improvvisare una lezione di teologia della famiglia, per spiegare perché la famiglia è chiesa domestica e per dire come può essere faro della società da costruire, così come faro fu la famiglia di Nazareth. Ecco, una bimba ha portato anche al Papa una candela e la piazza è ormai illuminata da mille candele. E mentre l'orchestra e il coro della Diocesi di Roma stanno terminando il loro brano, avete appena visto Madre Teresa di Calcutta, noi ci avviamo alla chiusura di questo pomeriggio così importante. In Piazza San Pietro si sono dati appuntamento le famiglie provenienti da 130 paesi di tutti e cinque i continenti per festeggiare con il Papa l'anno internazionale della famiglia. Un discorso importante, quello di Giovanni Paolo II, dove gli strappi all'ufficialità sono stati numerosi, e durante questo discorso il Papa ha fatto un annuncio, l'annuncio della nuova enciclica, l'enciclica sulla vita. Da questa piazza San Pietro illuminata dalle candele vi giunga il mio saluto. Arrivederci.
Santità, le chiediamo la sua benedizione. Ci prepariamo alla benedizione cantando Pater Noster in latino. Pater Noster, et in celibis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Tutti i cardinali e vescovi invito a impartire questa benedizione con me. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Sia lodato Gesù Cristo. Piangerai,